Ciao a tutti, oggi sono qua per consigliarvi alcuni libri e fumetti che secondo me sono perfetti per immergersi nell'atmosfera autunnale e vi anticipo già, non sono soltanto thriller, horror, quindi non sono tutti legati all'atmosfera più creepy di questo mese. Ho cercato di selezionare titoli di vario genere, dalla poesia al saggio, quindi ce n'è per tutti i gusti, ma prima di iniziare vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo abbonandovi, iscrivendovi, mettendo mi piace al video, condividendolo con i vostri amici, oppure potete acquistare attraverso i miei link da affiliata o utilizzando i miei codici da affiliata che trovate in tutte le descrizioni video, ad esempio potete acquistare su Pumpling o su Amazon quello che volete senza minimo di spesa e una percentuale andrà a sostenermi. Grazie a tutti! Partiamo con un libro che secondo me grida autunno già dalla copertina e dal titolo, ovvero La Via del Bosco, una storia di lutto, funghi e rinascita di Long Lit Woon. Questo libro mescola la storia personale dell'autrice che racconta quando ha perso il marito, che rappresentava un po' la sua certezza nella vita e tra le altre cose è morto veramente all'improvviso, quindi le è un po' crollato il mondo addosso. Racconta quindi di come ha vissuto quel momento e di che cosa poi ha fatto per, tra virgolette, ritornare a vivere e nel mentre racconta questa sua esperienza con i funghi. Già con il marito aveva intenzione di iscriversi a questo corso per approfondire e nulla, lo intraprende da sola e racconta appunto di come si è avvicinata e appassionata al mondo dei funghi. Ci sono delle descrizioni anche abbastanza tecniche, per questo è una sorta di diario personale ma anche saggio per quanto mi riguarda, perché entra proprio nel vivo del tema. Io personalmente non ne sapevo molto e ne sono uscita con qualche informazione utile, devo dire, anche se non sono appassionata e non mi piacciono i funghi, ma soprattutto ho trovato questo tipo di narrazione molto molto personale, molto intimo. È una storia in cui tante persone secondo me potrebbero rivedersi, soprattutto nel fatto di trovare qualcosa che ti salva, ti aiuta a superare un momento molto molto difficile e triste della tua vita. Di tutt'altro genere è Tu sei il più bel colore del mondo di Golo Zhao, un graphic novel abbastanza corposo, sono almeno 600 pagine, che parla di adolescenza in varie sfaccettature, dalle amicizie ai primi amori, i bulli, gli esami di fine anno, le ansie e le insicurezze dovute alla scelta della scuola superiore, che cosa fare della propria vita e anche quel sentimento di non essere mai abbastanza e di subire un po' il confronto con i coetanei. Una storia secondo me che va letta a prescindere dalla stagione, ma che a me ha ricordato molto l'autunno, perché è un po' il periodo che si associa al ritorno a scuola, al ritorno all'università. E niente, riaffiorano sempre un po' quei ricordi legati al periodo. Io adesso non frequento più l'università, però guardando, sentendo un po' gli altri, riaffiorano i ricordi. Questa è una storia che ho trovato molto tenera perché racconta un momento in cui siamo passati tutti in maniera delicata, anche un po' incosciente, diciamo, spensierata, ma parlando anche di temi un po' più forti, un po' più cupi, che soprattutto rivedendoli da adulto riesci a capire e comprendere, diciamo, meglio. È la storia non soltanto del nostro protagonista, che appunto si trova alla fine del terzo anno di media, quindi deve affrontare gli esami che poi gli permetteranno di scegliere in base ai risultati la scuola superiore, ma è la storia anche dei suoi vari altri compagni di classe o comunque amici e coetanei, quindi si tratta di una storia comunque corale, non si sofferma solo sul protagonista, anche se ho trovato molto interessante perché spesso dialoga un po' con il suo gatto interiore, un po' come se fosse il suo grillo parlante, per intenderci, mi ha fatto molto molto sorridere. È una storia in cui mi sono rivista tanto, quindi ci sono legata anche personalmente, perché nonostante sia ambientato in Cina a metà degli anni 90 ho rivisto alcune cose che ho vissuto in prima persona. Passiamo ora a una lettura leggermente inquietante o misteriosa, ovvero La forma del silenzio di Stefano Corbetta.
realtà. Qui ci troviamo di fronte a un grande mistero, perché Leo, un bambino di 6 anni, è appunto scomparso all'improvviso. Leo è un bambino sordo che frequenta una scuola, diciamo, speciale, tra mille virgolette, una scuola frequentata da altri bambini come lui, ma in cui non è possibile parlare la lingua dei segni. Infatti nel periodo in cui è ambientata questa storia, se non sbaglio a metà anni 60, non era consentito parlare la lingua dei segni, ma veniva incentivato l'uso della propria voce. Una sera scompare misteriosamente. Ci troviamo poi quasi 20 anni dopo, seguiamo la vita di sua sorella che racconta un po' come è stato vivere questa scomparsa, come ha inciso sulla sua vita ma anche quella della sua famiglia, come sono cambiate le dinamiche fra suo padre e sua madre. Vediamo questa giovane donna approcciarsi al mondo, alla sua vita da adulta, ma anche rivivere quasi quotidianamente questa profonda ferita. Fino al giorno in cui incontra un ragazzo che afferma non solo di aver frequentato la stessa scuola del fratellino scomparso, ma anche di sapere qualche cosa sulla scomparsa, di aver visto quel bambino un giorno andarsene con un insegnante. Da qui parte una, tra mille virgolette, indagine da parte della ragazza che la condurrà poi a scoprire la verità su quanto accaduto. Come dicevo, è una lettura leggermente da thriller o da mystery, proprio perché si basa su questo grandissimo mistero, che non è il vero e proprio protagonista della storia, perché infatti ci si sofferma di più sul sentimento di perdita e sulla, diciamo, psicologia dei personaggi, soprattutto della protagonista. La vediamo affrontare la vita di tutti i giorni comunque con questo peso, e vediamo anche che impatto ha avuto un evento così drammatico nella vita di una famiglia. Molto interessante sotto questo punto di vista, molto interessante anche il fatto che ci siano tante cose non dette, che ci siano evidenti problemi di comunicazione anche fra persone normodotate che comunque parlano, ascoltano, eppure ci sono delle cose che forse si fa fatica a dire. Un fumetto che a me ricorda assolutamente l'autunno nelle sue atmosfere, diciamo, più magiche, è Francis di Loputin, uno dei miei fumetti preferiti di questa autrice, dal tratto sublime, veramente meraviglioso. Segue la storia di questa streghetta, quindi ci troviamo in un'ambientazione un po' magica, un po' creepy e soprattutto fantastica. È la lettura, secondo me, perfetta per chi sta cercando qualcosa di fantastico, dalle atmosfere un po' cupe, senza una storia propriamente cupa o drammatica. La protagonista deve infatti affrontare una sorta di iniziazione, ma sembra tutto remarle contro, sembra non esserci possibilità di affrontare questa prova molto importante per la sua carriera, diciamo, di strega, ma fa un incontro bizzarro, ovvero incontra Francis. Una storia molto carina, anche a tratti simpatica, anche perché la protagonista è totalmente un'antieroina, le piace molto divertirsi, e anche se ha a cuore comunque il suo percorso da strega, un po' se ne infischia delle regole, degli esami, eccetera. Per me autunno significa anche un po' freschino e iniziano ad esserci quelle bevande calde, avvolgenti. Intanto perdonate se sentirete dei rumori molesti, ma i miei vicini hanno deciso di martellare in questo momento. Comunque, tornando a noi, bevande calde, un libro secondo me perfetto per tutti gli amanti del tè è L'arte della tazza perfetta. Scienza e pratica del tè di Brian Keating e Kim Long. È una sorta di manuale, secondo me, utile sia per chi è abbastanza curioso ma magari pensa di non saperne abbastanza, sia per chi è molto più appassionato, diciamo, di tè. Vengono presentate, vabbè, le varie varietà, perché si distinguono, in che cosa si distinguono, ad esempio tè nero, tè verde, tè bianco, eccetera, ma anche quelle piccole cerimonie o accortezze che rientrano un po' nel rituale della preparazione del tè. Anche banalmente il significato, la storia del offrire il tè agli ospiti. Come vi dicevo, è una sorta di manuale, adesso non vorrei dire proprio saggio, però è una lettura molto
molto interessante, fruibile veramente da chiunque, soprattutto da chi magari è curioso di scoprirne qualcosa in più. Altro fumetto secondo me imperdibile che grida un po' Halloween è la mia cosa preferita, sono i mostri di Emil Ferris. Io cerco sempre di infilarvelo ovunque questo fumetto perché secondo me è una vera e propria meraviglia. La storia è come se fosse scritta dalla protagonista, quindi si presenta come una sorta di quaderno illustrato ed è già una cosa secondo me veramente unica e molto molto peculiare. La protagonista è una ragazzina che però si vede come un mostro e quindi si rappresenta come tale. Quello che racconta è banalmente la vita di tutti i giorni di una bambina adolescente, ma come se fosse appunto un mostro e quindi attraverso i suoi occhi, il suo personale filtro, vediamo la sua realtà. Ci troviamo negli anni 50-60 in America, si parla di discriminazione, c'è un momento in cui si va un po' a ritroso nel passato e si parla anche della guerra, dei nazisti, c'è un mistero che riguarda una delle sue vicine di casa. Insomma, è una storia che parla di quotidianità, di diversità, di mostri che spesso e volentieri non sono quelli brutti o dall'aspetto strano, inquietante, ma i veri mostri in realtà hanno l'aspetto di persone normalissime. In questo c'è secondo me una bellissima similitudine ed è molto particolare anche il modo in cui l'autrice sceglie di raccontare questa storia attraverso appunto gli occhi di una ragazzina e quindi attraverso un filtro molto personale. Iniziamo con le letture un po' più creepy. La prima che voglio consigliarvi è Gli amici silenziosi di Laura Purcell. Non è il classico horror, ma è una lettura veramente inquietante che a me ha agitato un po' il sonno. Ci troviamo in Inghilterra nel 1865, una donna incinta ha appena perso il marito e si trova da sola in questa nuova, diciamo, abitazione. Avvolta un po' dal mistero e che pian piano si rende conto le persone non guardano molto di buon occhio. In realtà non guardano di buon occhio nemmeno lei perché appena sposata con un marito sembra che abbia voluto ereditare, insomma, questa abitazione, i suoi beni, insomma, sono un po' pettegoli. Lei vorrebbe semplicemente distrarsi, ma poveretta, non riesce in questo posto perché iniziano pian piano ad accadere delle cose inspiegabili e anche abbastanza inquietanti, fino all'arrivo di questi amici silenziosi, che altro non sono, no, non ve lo svelo. In realtà è riportata nella copertina, nella sinossi del libro, ma secondo me è bello scoprirlo, che cosa sono questi amici silenziosi e soprattutto la loro funzione, perché è abbastanza inquietante. A questa storia si intreccia poi il passato, che riguarda un'antenata comunque della famiglia che ha a che fare un po' con la stregoneria e anche la protagonista nel futuro, quando è successo qualcosa di veramente traumatico che l'ha portato ad alloggiare in una struttura psichiatrica. Ci sono queste tre linee temporali che si uniscono, non creano assolutamente confusione, ma anzi, secondo me, si completano a vicenda. C'è un'atmosfera molto inquietante che è dovuta appunto ad episodi misteriosi che accadono e soprattutto ci sono quei vuoti che sta al lettore riempire che secondo me inquietano da morire. Troviamo poi in un'ambientazione storica, secondo me favolosa, perché si mischia un po' le vecchie credenze, appunto le donne che magari usavano due o tre erbette per arrangiarsi in casa, venivano, oh mio Dio, viste come delle streghe. E poi anche il fatto che ci sono questi fortissimi pregiudizi, pettegolezzi. Insomma, molto molto intrigante, ma anche un pochettino spaventoso. Io sono molto fifona, ok, però penso che sia creepy. Pensando alle atmosfere un po' cupe, grottesche, mi è venuto in mente anche Eroi di Inio Asano. Qua ci troviamo di fronte a un gruppo appunto molto bizzarro e dai tratti quasi grotteschi di eroi. Si trovano in un bosco e la loro missione è banalmente quella di sconfiggere il male, che in realtà poco a poco inizia a impossessarsi dei membri di questo gruppo. La loro avventura quindi è insidiata da un nemico, diciamo, interno e invisibile.
È una storia avventurosa, un po' fantastica, che in realtà cela una critica nemmeno troppo sottile alla società d'oggi e che ho trovato molto inquietante perché è una vera e propria escalation. Ci sono dei momenti in cui, boh, sembra tutto ricoperto da nonsense, altri invece in cui raggiungi una consapevolezza, inizi a capire che magari ci sono dei riferimenti a cose molto più serie di una banale caccia all'oscurità. Inuyasano è uno dei miei autori preferiti, quindi io tendo sempre a consigliarlo perché trovo il suo modo di raccontare molto personale e riesce a dar voce ai drammi interiori, a criticare alcuni aspetti della società in maniera pungente ma anche efficace. Un altro titolo che ci tengo a consigliarvi, si tratta di un libro di poesie ed è Il dolore è una cosa con le piume di Max Porter. È stata per me una lettura decisamente inaspettata. È molto difficile dar voce a un sentimento come il dolore, perché lo possiamo vivere in maniera molto diversa e soprattutto ci sono diverse sfaccettature, diversi aspetti del dolore, diverse anche fasi del viverlo e superarlo, comunque convivere con questo sentimento. Infatti ci tengo a leggermi una citazione che mi ero segnata: il concetto di voltar pagina e andare avanti funziona per gli stupidi, perché chiunque abbia un po' di buon senso sa che il dolore è un progetto a lungo termine. Ovviamente si può essere più o meno in linea con quella che è l'opinione dell'autore, trovo però che sia una lettura inaspettata, nel senso che può portare a riflettere e a vedere le cose sotto un aspetto, diciamo, diverso. Il libro non ha la pretesa di insegnare qualche cosa o di dare consigli, ma di raccontare un'esperienza personale e diciamo intima, e al di là appunto della visione dell'autore, secondo me è interessante per cercare di dare voce, di esternare un po' quello che si ha dentro e che spesso tendiamo a portare e a sotterrare, nascondere un po' come la polvere sotto il tappeto. Terminiamo i consigli di oggi con una lettura propriamente horror dell'unico indiscusso maestro di questo genere, ovvero Stephen King. Io non ho letto tantissimo di quest'autore, non mi piace particolarmente il genere horror, ma questo libro l'ho trovato veramente inquietante, ovvero Misery. Ho visto anche il film Misery non deve morire, tratto appunto da questo romanzo, e l'ho trovato estremamente inquietante. Ci troviamo di fronte ad un autore anche abbastanza famoso, che ha un incidente. E in seguito a questo incidente viene soccorso da una sua grandissima fan, che però non è molto contenta di come è andato l'ultimo libro, perché il suo personaggio preferito, appunto, ha fatto una fine che lei non voleva proprio. E quindi lo tiene sotto le sue cure. Lei, se non sbaglio, è o era un'infermiera. E niente, più o meno docilmente lo induce a riscrivere questo libro. È inquietante perché, secondo me, o almeno per come la vedo io, le cose che più mi spaventano non sono i fantasmi, non sono le presenze paranormali, ma sono le persone. Dietro persone che possono sembrare docili, normalissime, mi inquieta sapere che spesso si nasconde una seconda identità o personalità e che le persone sono in grado di spingersi verso delle azioni che spesso non crederemmo possibili. Quindi è questo che a me inquieta di più e che spaventa di più. Fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è o quali sono i libri che vi ricordano l'autunno, o per le atmosfere un po' creepy, inquietanti, o perché parlano di autunno, perché li avete letti in autunno e quindi vi ricordano questo periodo. Insomma, sono molto curiosa di leggere i vostri consigli qua sotto nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!